La nostra idea è ora di portare in campo regionale e nazionale le scuole di pensiero, dalla Spagna all'Inghilterra passando per la Germania, costruendo un percorso insieme ai nostri tecnici del Centro Studi Italia. La Sardegna per la prima volta esporta un prodotto che si trasforma in un processo evolutivo non solo nei contenuti cognitivi ma anche nei contenuti didattici e metodologici. E siamo contenti, a voce di chi ha seguito in questi 3 giorni, di essere considerati leader. Forse leader non lo saremo mai, però sicuramente stiamo diventando un punto di riferimento per la formazione isolana e per la formazione della penisola. Al territorio italiano, per cui i contesti sono molto diversi e credo che sia sbagliato da italiano scimmiottare gli spagnoli o i tedeschi, e credo che noi dobbiamo fare con le caratteristiche che abbiamo. Addirittura credo che ogni territorio, la Sardegna per la Sardegna, il Friuli per il Friuli, la Campania per la Campania, debba trovare all'interno del proprio territorio le risposte legate alle caratteristiche della propria terra. Poi io non credo in una questione che riguardi il sistema di gioco, ma credo in un discorso di idee, di concetti. Qui il problema non è tanto il sistema che tu attui, ma quello che il giocatore elabora in quella determinata situazione di gioco e come riesce poi a modificare quella situazione in base agli eventi della partita. Qui è un aspetto molto più elaborato, che poi è quello di cui abbiamo parlato io e Bastiano in questo Informare per Formare. Il calcio non va più avanti come si pensava tanti anni fa e come purtroppo continuano molti tecnici italiani a basarlo su schemi o sistemi. Il calcio è un aspetto cognitivo che va portato avanti attraverso dei concetti e che deve essere rielaborato continuamente, perché fortunatamente il giocatore pensa e pensando migliora, elabora, per cui devi dargli degli step con delle difficoltà superiori ogni volta. Io porterò il mio modo di pensare, che prima di tutto quello di continuare sul discorso di appartenenza al Cagliari, sul discorso di Cagliari come punto di riferimento di un'intera regione, quindi tendenzialmente l'idea di poter il più possibile prendere i giocatori dalla Sardegna, che è un aspetto secondo me estremamente importante, però non disdegnare eventualmente di guardare fuori, perché secondo me possono portare anche i giocatori che vengono da fuori dalla Sardegna qualcosa di nuovo, qualcosa di importante. La cosa principale e chiara deve essere che saranno giocatori che, se dovessero venire, devono essere decisamente superiori a quelli che chiaramente avremo sott'occhio in Sardegna. Devono cominciare con un gioco che diverte a tutti i ragazzi nel mondo, che è il gioco Fanino, 3 contro 3 a 4 porte. E poi oggi abbiamo dato diversi stimoli agli 83 allenatori presenti nel secondo marzo della Università di Sassari, e penso la gente ha avuto gran varietà di giochi per stimolare i diversi aspetti tecnici, fisici, tattici e specialmente cognitivi, perché un apprendimento del calcio è solamente considerato significativo quando si combina l'apprendimento motorio con l'apprendimento cognitivo. La cosa importante è anche confrontarsi con tutta la gente che è venuta a partecipare allo STEI, diciamo al master, perché meno male 80 persone che si sono riturbate a venire a sentire più o meno a vedere come la pensiamo quelli che abbiamo esposto sul campo e in aula, e fa piacere a tutti noi, penso che anche a Massimo De Pare, come a Berretta, come a Sauli, avrà fatto quell'effetto lì. La cosa più importante sono quelli che hanno partecipato.